Bene, grazie. Signora Ministra Fedeli, magnifico Rettore, autorità, studenti, signore e signori, innanzitutto, come ha già fatto il professor Melloni, devo giustificare l'assenza di Carla Rinaldi, Presidente della Fondazione Reggio Children, Centro Internazionale Loris Malaguzzi, che per l'appunto non può essere oggi presente. È con sincero piacere che in qualità di Presidente dell'Istituzione Scuole e Nidi dell'Infanzia, in occasione di questo seminario voluto dal nostro Ateneo, mi faccio portavoce del sistema educativo conosciuto in tutto il mondo con il nome di Reggio Children, composto da una rete di servizi, nidi e scuole di infanzia, e qui presente insieme a me il direttore Paola Cagliari, e da Reggio Children SRL, e qui presente la Presidente Claudia Giudici, e da una fondazione. La scuola dell'infanzia comunale sono nate, le scuole dell'infanzia comunale sono nate nel 1963 e i nidi a partire dai primi anni 70 hanno reso possibile non solo la creazione di un sistema educativo di qualità 06, ma hanno consentito, come ricordava il sindaco, alla città di elaborare e agire il concetto di città educante, costruendo negli anni un sistema pubblico integrato. Un patrimonio unico, quello dei nidi e delle scuole comunali, riconosciuto anche dagli atti di indirizzo del Ministero e sostenuto dalle politiche della Regione Emilia-Romagna, non ultimo con la riforma dei servizi educativi per la fascia da 0 a 3 anni. Sono oltre 140 i paesi del mondo di ogni continente con cui abbiamo relazioni costanti e più di 4.000 coloro che ogni anno vengono a visitare i nostri nidi e le nostre scuole. E tante sono le occasioni in cui il personale dei nidi e delle scuole, Reggio Children, nel suo complesso va all'estero per conferenze e per promuovere formazioni e nuovi sguardi sull'infanzia e sulla scuola. Questa settimana stiamo accogliendo a Reggio 460 persone che provengono da 30 paesi per studiare il Reggio Emilia Approach. Infatti, convinzione radicata e radicale nell'esperienza fin dalle origini è che la scuola, e quella del bambino piccolo in particolare, deve essere il luogo per eccellenza e di eccellenza in cui non solo educare, ma educarsi come società, cioè riconoscersi e rinnovarsi. I nidi e le scuole, in particolare le scuole dell'infanzia, si propongono come luoghi di riflessività, di ricerca, di innovazione sociale e culturale, oltre che a promuovere equità sociale, in quanto garantiscono l'accesso a più del 43% dei bambini nella fascia 0-2 anni e la quasi generalizzazione della scuola dell'infanzia. Cerchiamo di essere ogni giorno una buona pratica, un buon servizio per bambini e famiglie e insieme soprattutto un laboratorio culturale, la cui qualità si esprime attraverso la ricerca e nel dialogo anche faticoso ma essenziale con famiglie e territorio e in cui la documentazione dei processi di apprendimento svolge una parte fondamentale del nostro lavoro. È in questa esperienza che si concettualizzano e maturano concetti come la didattica della ricerca, l'atelier come metafora non solo dei linguaggi espressivi, ma di una modalità di costruzione attiva della conoscenza da parte dei bambini e adulti, la formazione permanente del personale docente ausiliario. Più che la mia persona però, signora Ministro, vorremmo far parlare la scuola che fra poco andrà a visitare, le sue insegnanti, i suoi bambini, i suoi genitori e i suoi spazi. È una delle 21 scuole dell'infanzia comunali a cui si aggiungono 12 nidi dell'infanzia che esprime la filosofia educativa, che esprimono la filosofia educativa del Reggio Emilia Approach. Una delle prime, una delle più conosciute perché resa famosa dal settimanale americano Newsweek come rappresentante del sistema 06 a Reggio, una delle più coraggiose nel cercare nuove strade per rispondere al diritto dei bambini all'educazione e alla conoscenza. E in scuole come questa che si è costruita un'immagine dell'infanzia, di insegnante, di formazione, di genitore, di partecipazione democratica alla costruzione della conoscenza come il patrimonio più prezioso per aprire spazi di futuro. È con grande attenzione che la nostra realtà accoglie l'approvazione della legge 06, per cui ci siamo battuti e che apre importanti prospettive verso le quali è necessario lavorare insieme, territori e ministero, per una piena attuazione dei contenuti della riforma. Dare servizi di qualità all'infanzia non significa solo riconoscere e rispettare un diritto dei bambini, ma significa dare a una comunità la sua infanzia, un soggetto politico e culturale fondamentale per la rinascita delle culture. L'infanzia è la metafora più bella per descrivere le possibilità dell'uomo, a patto che la si faccia esistere, la si riconosca
e cessino tutti i processi di accelerazione, di omologazione culturale che, negandola, distruggono non l'infanzia ma l'essere umano. Questo è il portato della nostra esperienza. Crediamo che il rapporto con il mondo accademico, un rapporto basato sulle reciproche competenze, possa aprire spazi di collaborazione, in grado di valorizzare ancora di più ricerca e innovazione. In questo senso credo di cogliere anche l'idea di apertura, di open, perché si può coniugare con il tema più volte ripreso anche dell'accesso democratico alla conoscenza e sapere. Grazie.